Ma no, no, lascia buttare. Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Questa è la sentenza della sezione penale del Tribunale di Ragusa che ieri ha assolto l'ex sindaco di Scicli, Franco Susino, dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Susino risultava tra gli 11 imputati all'interno del processo ECO, quello che in pratica ha portato allo scioglimento del comune di Scicli per infiltrazioni mafiose e che era fondato principalmente sulla gestione della raccolta di rifiuti e che ruotava anche attorno alla figura di Franco Mormina, ritenuto capoclan, che proprio all'interno dell'azienda, la Ecosebi, che gestiva la raccolta dei rifiuti all'interno del comune di Scicli, aveva fatto una vera e propria scalata. Tra l'altro era stato anche denunciato dal Busso, titolare dell'azienda, perché aveva ritenuto appunto il Mormina autore di truffa, estorsione e quindi di aver danneggiato l'azienda stessa. Ma l'attesa era tutta per il responso su Susino, che ieri sera poi intorno alle 21:30 è arrivato in via Francesco Mommino Penna, atteso da alcuni amici, atteso da esponenti politici che hanno voluto far sentire la propria solidarietà all'ex sindaco di Scicli. Sentiamo le parole di un sindaco provato e anche commosso ai nostri microfoni. Un pianto di felicità. E non sapevo, misto, non sapevo cosa pensare, cosa passava, tante sensazioni, perché in quel frattempo ti passano anche davanti tante immagini, tante cose che ho sofferto in questi 2 anni e quindi un pianto liberatorio. Certe volte lo vedevo come, diciamo, un accanimento, oppure cioè come venivano date le notizie, come se ero il principale imputato. Mi sono sempre ritenuto una persona che sempre ha cercato di rispettare la legalità, che ne è un principio. Mi vergognavo, cioè era questo il sentimento che provavo. E invece vedevo che la gente, l'umile gente, agli sciclitani, a cui devo dire un grazie, perché involontariamente forse mi sono stato tanto vicino. Infatti quando uscivo con mia moglie mi diceva: ma vedi, non ti abbattere, vedi gli sciclitani come ti vogliono bene, non pensano male di te, e questo mi dava forza. Per gli altri imputati dunque è decaduta l'accusa di associazione mafiosa, per loro rimane il reato di associazione delinquere semplice oltre che a truffa, estorsione e furto. Tra i legali che hanno seguito il processo ECO anche l'avvocato Riccotti, legale di Ugo Lutri, condannato a 2 anni di reclusione, tra l'altro già scarcerato perché questi 2 anni li aveva già scontati. Sentiamo l'avvocato Riccotti ai nostri microfoni. Il dato più importante che emerge da questa sentenza è appunto l'esclusione di ogni attività riconducibile alle ipotesi mafiose o ad infiltrazione mafiosa nel territorio, che restituisce una dignità purtroppo diverse volte violata all'intera città di Scicli. Ho difeso nel 1984-85 in un analogo processo di imputazione per fatti di mafia, poi nel 91 i fatti che hanno determinato lo scioglimento in via amministrativa del comune di Scicli ed ora di nuovo un'esperienza penale per fatti di mafia per con conseguenziale scioglimento del Consiglio Comunale. Non lo so se che cosa succede, evidentemente c'è stato in passato e c'è tuttora qualcosa che non funziona nel tessuto socio-politico e amministrativo non tanto della città di Scicli o solo della città di Scicli, ma anche a livello nazionale, se anche i tribunali amministrativi, come dire, sull'onda di una contestazione mafiosa determinano anche lo scioglimento del Consiglio Comunale. È un fatto grave, anche perché ripetuto nel tempo a distanza di oltre 30 anni, a cui bisogna porre rimedio con una rivisitazione e un dibattito approfondito che ristabilisca equilibri sociopolitici e amministrativi a Scicli, se non vogliamo morire di mafia non sussistente.
Per tanti la sentenza emessa dalla sezione penale del Tribunale di Ragusa è una sorta di riscatto per la città di Scicli, ma quanto peserà questa sentenza nel ricorso presentato contro il provvedimento di scioglimento del Comune di Scicli? Secondo i ricorrenti peserà tanto e sarà molto importante. Intanto si tratta di una soluzione con formula piena e quindi questo per noi comunque non era una sorpresa, eravamo comunque molto preoccupati, quindi un senso di gioia per l'uomo Franco Susino e grande soddisfazione per la città, perché la sentenza nel contempo ha eliminato l'ipotesi di mafiosità della città. Naturalmente ci sono altri passi da fare, perché se la città non è stata e non è mafiosa, non può essere trattata da città mafiosa, e questo vuol dire che bisogna che lo Stato, questa volta, ci aiuti per tornare al più presto in una situazione di regolarità e di normalità per quanto riguarda gli organi di governo.